ottenere da questo impasto è una tavoletta di questo tipo e di queste dimensioni. Si impasta in questo modo. Prima si mette l'acqua, in questo caso 1,5 litri, abbiamo detto, perché ci mettiamo poi 2,1 kg di gesso. Dopodiché è versare il gesso non tutto di colpo, ma cercando di farlo cadere pian piano, quindi spargendolo un po'. Perché in questo modo si cerca di evitare che faccia troppi grumi. Cioè, a un certo punto poi si può andare avanti a versare, ecco, mentre... Quindi voi vi organizzerete, uno fa questo mestiere di mescolare. Bisognerebbe evitare, cosa che io non sto facendo, di fare troppe bolle, perché poi le bolle un po' rimangono dentro il gesso. Deve diventare una specie di pasta, si dice, un po' come un dentifricio. Ecco, quando è più o meno così, si può versare. E si versano in due, quindi bisogna stare attenti, cioè in due contenitori, quindi... In un laboratorio. No, no, non esce nessun fumo, non fa effetti speciali. Adesso vediamo. E la paletta serve soprattutto per il secondo, quindi qui si versa senza paura. Uno, due, più o meno va bene, e poi si finisce perché ne rimane come molto fa, attaccato. Come si fa nei piatti, no? Come si fa nei piatti, esattamente. Cioè, le vostre mamme la procedura. Stessa modalità, si vede qua e qua. Oh. Fatto questo, non è finito. Perché evidentemente, adesso bisogna fare questa operazione: spianare un po'. Spianare, dando questi colpetti e cercando di far emergere anche un po' le bolle. Che se rimangono in superficie non danno fastidio, poi si ingrattano via. Queste due tavolette sono in fase di preparazione. Tra 10-12 minuti saranno già abbastanza rigide da poter fare l'operazione di estrarle, allargando leggermente, cercando di non distruggere i contenitori, perché in questo modo poi si possono ancora utilizzare. Cioè,